Buongiorno a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi video haul di abbigliamento. Quindi vorrei mostrarvi quelli che sono i miei acquisti modaioli, diciamo così, quindi non parliamo di beauty per oggi. E vi mostro appunto quello che ho acquistato in questo periodo estivo. Saldi e non, sono acquisti un po' misti, non fatti tutti insieme, ma quando avevo tempo. Non c'è tantissima roba rispetto magari agli altri anni, perché insomma sono andata comunque 2 settimane in ferie a praticamente metà di luglio, per cui diciamo il periodo clou dei saldi l'ho passato in ferie e quindi non mi sono dedicata tanto allo shopping e vi dico la verità, non ne avevo neanche tanta voglia, sinceramente. Quindi qualcosa prima dei saldi e qualcosa dopo sì, ho acquistato, ma niente di che, insomma, non ho esagerato. Allora, vi mostro subito l'ultimo acquisto perché è quello che è qua in giro. Il resto ho messo tutto in un unico sacchetto. Questa invece è l'ultima cosa che ho comprato, per cui è rimasta, insomma, nel suo sacchetto. E stiamo parlando di Stradivarius, che è un negozio che comunque mi piace molto. E di saldi era rimasto pochissimo. Però ho trovato questa bella gonnellina qui di pelle che in realtà ho già utilizzato, mi piace tantissimo come mi sta perché è un po' a vita alta e mi piace davvero molto. Fatta proprio così semplice, però con le due taschine davanti e i bottoni così. Questa pagata 9,95 euro, la metà praticamente, non costava comunque tantissimo, però la metà ancora meglio, quindi presa e portata a casa. L'ho provata, ero un po' dubbiosa, poi era diciamo l'unica taglia rimasta, cioè l'unico pezzo della mia taglia rimasto e quindi preso e portato a casa. Poi vediamo un po' cosa abbiamo qua. Questo in realtà è un acquisto più vecchio, forse risale alla primavera, non proprio, boh, non mi ricordo. Comunque non è un acquisto estivo, diciamo così, nel senso che come capo d'abbigliamento, vabbè che in realtà si trovano anche i maglioni adesso in saldo d'estate, perché fanno così, non mettono ovviamente in saldo l'ultima collezione, ma mettono in saldo le ciofeche dell'anno prima, dell'inverno prima, vabbè. Questi però mi piacevano, sono dei pantaloni neri perfetti anche per il lavoro, sono appunto di talli, come potete notare dall'etichetta, già messi, pagati 7 euro e qualcosa, e sono fatti così, molto morbidi e lunghi praticamente. Vedete come sono lunghi, morbidi, comodi, con la culisse qua così, belli, ci stanno. Per il lavoro sono veramente, veramente comodi per la mezza stagione. Stanno bene sia con dei sandali che con delle scarpe chiuse. Mi erano piaciuti e per 7 euro non potevo certo lasciarli lì, no? Poi cinesini. Cinesini ho preso. Vediamo se riesco a trovare. Non riesco a farvi vedere in ordine, però vabbè. Allora, una canottierina. Tra l'altro non capisco come mai si muove. Boh, vabbè, mi sa che è piena la videocamera. Comunque, canottierina normalissima nera, pagata 3 euro qualcosa, da utilizzare sotto questi toppettini. Quindi ho preso questo toppettino nero molto carino. Tra l'altro uguale, identico il davanti e il dietro, quindi non so quale sia il davanti e quale sia il dietro, sinceramente, sono uguali. Tutto però fatto così trasparente, a me piace molto. Molto 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 carino e appunto serviva qualcosa da mettere sotto e non, così con la canottierina, cioè con la spallina fine non ne avevo, per cui ho comprato quella lì nera e l'ho comprata anche bianca, salterà fuori. Idem anche bianco ho comprato questa qui. Queste pagate entrambi appunto 6,90 euro, quindi comunque poco. Per un capo così ben fatto, c'è cioè un pizzo bello, non è un pizzo schifoso, è un pizzo proprio bellino. Scusate il cambio di prospettiva, di visuale, ma mi si è scaricata come avevo previsto la fotocamera, ma siccome non ho assolutamente tempo di svuotarla, di
insomma, di recuperare la memoria per oggi perché devo scappare al lavoro, ho detto giriamo col cellulare. Quindi, vabbè, ho preso il cellulare, mi si riempirà tutta la memoria, però vabbè, almeno finisco questo video perché sennò veramente non lo faccio più. Quindi, vabbè, questo toppettino fatto così, uguale a quello nero, carino, 7 euro, ci sta. Poi, da OVS ho preso con i saldi, l'altro pezzettino, questa canotta composta da due pezzi, fatta così, praticamente, lunga, da portare con i leggings, bella comoda, diciamo, di quelli che piacciono a me, un po' trasanda, diciamo così, che ha già sotto il suo toppettino nero, quindi sotto si mette questo e poi sopra si mette la canottiera, che è molto sbracciata, quindi insomma senza niente sotto, forse cioè bisogna mettere qualcosa sotto perché comunque è molto larga, molto sbracciata. Questa non mi ricordo quanto l'ho pagata, l'ho portata anche in vacanza, pochino, 6-7 euro anche questa comunque. Poi da Alcott, che sempre mi è piaciuta molto su quel genere qua, sempre copri costume, bella comoda, larga, così da usare sia come canotta che come volendo vestito, perché è comunque bello lungo, ho preso questa canotta qui, che non mi piaceva tanto per la scritta perché non sono un amante delle scritte, diciamo così, ma mi piaceva il tessuto e il fatto che fosse appunto così bianca con come si possono definire questi pallini? Boh, comunque faccio prima mostrarla per farvi capire. Mi piaceva molto, molto comoda, appunto, ripeto, ci stava benissimo anche solo questa senza niente sotto con le mie Birkenstock e via, ciao. Mi piaceva e quindi anche se costava, mi sembra 8, che non è pochissimo, ho deciso di acquistarla lo stesso. Mi sto tirando dietro tutti i pelucchi, vabbè. Ma tra l'altro devo tenere controllata anche l'ora perché... ok. Poi, sempre da Alcott, avevo preso una canottiera basica grigia, normalissima. Tra l'altro mi sono accorta poi che è bucata. Dov'è? Non trovo più il buco. Comunque mi ero accorta che... ah, ecco, sì, bucata, perché ci mettono l'antitaccheggio e poi dopo si bucano, fanculo, vabbè. Questa ho pagato 3 euro perché mi sono resa conto che l'altra canottiera grigia basica così che ho è macchiata, l'ho già lavata un paio di volte, non riesco a far venire via quella macchia, e quindi ho detto, ascolta, per 3 euro ne prendiamo un'altra, che comunque il grigio lo uso come colore basico, insomma, quindi ci sta. Questa tra l'altro portata in vacanze, anche questa portata in vacanza, già lavati e tutto. Poi sempre Alcott, che invece ha ancora il cartellino, infatti non l'ho ancora messo, ho preso anche quest'altra canottiera, sempre così basica, fatta però a costine, di questo tessuto così bello morbido e leggero, che mi piace molto, abbastanza lunga, forse fin troppo, però vabbè. Che mi piaceva, un altro grigio, però un grigio un po' più scuro e un po' melange, e mi è piaciuta molto questa, pagata 3,99, per cui anche questa presa e portata via. Poi, ah, ecco, questa è l'altra canottiera basica, normalissima, bianca, con le spalline. Presa a 3,90 euro, sempre dai cinesi, da mettere sotto a quella di pizzo, che ci sta bene, in realtà ho provato sia il nero con il nero, che dicevo sta bene sia il nero con il nero che i due colori invertiti, quindi bianco e nero, o sopra o sotto, insomma, ci sta bene in entrambi i modi. Poi, vestito tutto stropicciato, poverino, vabbè, forse tenerlo nel sacchetto, c'è stato tipo un mese in quel sacchetto, povero. Vestito lungo, questo già messo. Fatto così semplicissimo perché in realtà veramente la cosa più preziosa sembra che sia chissà che, perché ha questo corpetto con le paillette, ma in realtà il sotto è un vestito molto dritto, semplicissimo, nero, lungo, carino, molto molto carino anche per il lavoro, in realtà non è per niente impegnativo, ha appunto questa
questa parte che si stringe in vita e poi la gonna che scende morbida, nera, pagato 8 euro anche questo. Mia mamma l'ha preso Bordeaux. Porca loca, durano niente i video sul telefono, vabbè. E niente, dicevo, mia mamma l'ha preso di diversi colori e c'era anche la versione corta, con la spallina più stretta e più corto, che su di lei stava meglio, mentre per me era meglio il lungo. E comunque 8 euro, un vestito ci sta, va benissimo. Poi, ultimi due capi, questa in realtà è un po' che l'ho presa e mi rappresenta un sacco, quindi non potevo non acquistarla ed è questa maglietta basica bianca con le scritte che vanno tanto di moda in questo periodo e io ho scelto quella che appunto faceva più al caso mio, quindi ansia è la mia, direi. Mi piace molto, mi piace col jeans, mi piace messa magari con qualcosa anche infilata dentro magari in una gonna a vita alta, mi piace assai. Poi, che mi piace tantissimo anche questo poverino tutto stropicciato, tutta stropicciata, è questa tutina invece presa dai cinesi, pagata anche questa, boh, poco, 12 euro, forse anche meno, eh. Non ho cioè, in realtà lo scontrino ce l'ho, ma dovrei stare lì a controllare, quindi vabbè, comunque poco. Fatta così, molto risai indonesiani, infatti anche questa è venuta con me in vacanza. Fatta così, bella larga, fatta proprio a pantaloncino, che va, cade giù morbida, anche questa molto sbracciata, quindi comunque va messo qualcosa sotto. Potrebbe essere usata come copricostume, quindi sotto ci mettete semplicemente il costume. Oppure, come ho fatto io, ce l'avevo appunto in vacanza, quindi sotto ho messo il top nero che avete visto. Ho acquistato insieme, quindi era insieme alla canottiera quella bianca con scritto Maui dell'OVS e ci stava a meraviglia, in modo che appunto sotto possiamo metterci qualcosa e stare tranquille. E questo è quanto. Questo, ragazzi e ragazze, era tutto. Sono i miei acquisti, diciamo, appunto del periodo estivo. Credo di avervi mostrato tutto. Forse qualcosa che ho già utilizzato è giù da lavare piuttosto che da stirare. Insomma, potrebbe essermi sfuggito qualcosa, ma ho cercato, se mi veniva in mente, di mettere tutto nel sacchetto che era qui. Infatti è tutto stropicciato anche per quello, in modo che poi mi ricordavo di mostrarveli. Eventualmente, se mi viene in mente altro, se trovo altro nei meandri dell'armadio e quant'altro, ve lo mostrerò in qualche altro video. Per il momento è tutto, io scappo che devo andare al lavoro e a prestissimo, un bacio. Ciao ciao!